Ed eccoci ragazzi, adesso siamo arrivati ad una parte importante, essenziale, che è l'infotainment. Un infotainment, attenzione, che non è stato rivoluzionato particolarmente rispetto a quello che già abbiamo imparato a conoscere sul modello lancio di Peugeot 308, uscito nel 2022, e sì, c'è solamente un'aggiunta in più, che sarebbe la funzione del Night Vision, che è stata integrata anche su una macchina così importante come Peugeot 408. Andiamo velocemente a ripassare, diciamo, quali sono i concetti base di Peugeot. Ovviamente il volante piccolino, che ci richiama tutta questa concezione dello schermo 3D ai cockpit, che è personalizzabile a 360 gradi. Al momento di default abbiamo solamente la strumentazione che ci permette di poter vedere qui il navigatore, che viene ribaltato naturalmente davanti ai nostri occhi. Poi abbiamo tutti i dettagli relativamente alla velocità, ai consumi, e quello che ovviamente rimane sulla modalità elettrica, che come potete ben capire attualmente è di 6 km, mentre sul lato destro vedremo tutto quello che è relativo al carburante. Al centro assolutamente tutta la parte relativamente ai media, ma come vi dicevo prima, tutto può essere configurato a vostro completo piacimento. Dopo aver visto il lato guida, dobbiamo attenzionare alla parte infotainment dello schermo centrale. Abbiamo di serie già in dotazione per tutti gli allestimenti uno schermo da 10 pollici. I tempi di reazione, ovviamente, del touch, ragazzi, sono veramente immediati, sembra di avere smartphone tra le mani. Con le tre dita andiamo a richiamare immediatamente tutte le funzioni principali e ovviamente, già cosa vista su Peugeot 308, questi tastini qui che si chiamano i toggle, che possono essere personalizzabili a nostro totale piacimento. Quindi significa che se per esempio sul tastino numero 1 vogliamo inserire l'indirizzo di casa, questo lo potete configurare senza alcun problema. Quindi per richiamare immediatamente tutte le vostre funzionalità. Altra cosa fondamentale e comoda, finalmente già da Peugeot 308 l'abbiamo visto, la funzione di Apple CarPlay e Android Auto è totalmente wireless, quindi basta con quel fastidiosissimo cavetto che vedevamo costantemente attaccato ed era di intralcio. Cosa fondamentale, dall'allestimento GT, ovviamente diciamo, la risoluzione è totalmente in full HD, però diciamo anche su una versione Allure, diciamo, si difende abbastanza bene. Cosa attenzionare ovviamente? La retrocamera 360 full HD, ovviamente presente già di serie dagli allestimenti GT Pack. Ok, allora l'andiamo a inserire. Ovviamente, come vi dicevo, è tutto integrato ormai nel tunnel. Sostanzialmente massima definizione della retrocamera, quindi un'evoluzione rispetto a quello che abbiamo visto su Peugeot 2008 e 208. Abbiamo qui la linea rossa, che andrebbe ovviamente a confermare il nostro paraurti targa. Le linee blu ovviamente sono le nostre ruote, quindi che si muovono quando andiamo a fare il movimento. In più, la rappresentazione 360 di tutto quello che avviene attorno a noi, che può essere anche zoomata, evidenziata, e la telecamera 360, come vi dicevo, anche per la parte anteriore. E il parcheggio, ovviamente, non con tutti questi ausili è impossibile sbagliarlo. Io vabbè, sono abituato al metodo classico, però dobbiamo dire che è sicuramente qualcosa di utile, comodo e che ormai fa parte di tutta la tecnologia moderna. Ed eccoci finalmente tornati dal nostro fantastico giro test drive. Ci ha regalato delle emozioni davvero incredibili quest'oggi. Ma non finiscono mica qui, perché vi aspettiamo presso la nostra filiale Stellantis EU Roma di via Tiburtina 1144, perché saremo aperti 25 e 26 febbraio 2023 per la presentazione di Peugeot 408. Mi raccomando, accorrete in tanti, perché
non mi resta che salutare anche gli amici del canale Nuovo SUV Peugeot. Che passione, ragazzi, alla prossima. We'll be right back.